Parliamo della gara con Agnelli, allora una sconfitta pesante oggi, insomma si è visto un bruttissimo pergo per 50 minuti, poi la squadra ha alzato un po' il baricentro ma non è bastato. Sì, sconfitta brutta, meritata, dispiace perché veniva da un periodo positivissimo per noi, eravamo in forma, siamo tuttora in forma. È una partita che sicuramente l'avevamo preparata perché poteva darci qualcosa in più, visto tutto il periodo, visto tutti i punti accumulati. Però così non è stata, pazienza, andiamo avanti. Sì, forse i primi 50 minuti, come ci ha detto il mister, non siamo una squadra che può abbassare i ritmi, deve giocare sempre a ritmi elevati. Noi probabilmente nel primo tempo, presi da un po' di situazioni in campo non facili, abbiamo passato troppi ritmi, abbiamo lasciato troppo campo agli altri e abbiamo subito quello che insomma è stata la forza della squadra, degli avversari. Poi c'è anche da fare secondo me anche i complimenti alla squadra perché è stata un buonissimo avversario, quindi niente, prendiamo questo bello schiaffo, ce lo teniamo forte e speriamo di essere più pronti, anzi no, speriamo, dobbiamo essere più pronti mercoledì. Quando la squadra ha cercato di reagire nel secondo tempo, dopo il secondo gol, diciamo, però anche lì azioni da gol vere e proprie non ne sono arrivate, perché lì ormai la partita si era incanalata, eravate un po' nervosi, come mai non la concretezza non è arrivata? Non dovevamo subire il primo gol perché in una squadra così fisica, poi con un modulo insomma 5-3-2 messi bene in campo, in un campo nostro che è abbastanza piccolo, è chiaro che è più facile difendere e poi ripartire. Così è stato, infatti subito il secondo abbiamo provato in maniera un po' disorganizzata, però con voglia e cuore, ma purtroppo non c'è stata neanche una mezza scintilla che ha acceso un po' la squadra. Ripeto, c'è da dire poco, c'è solo da mettere giù la testa, da accusare forte lo schiaffo che abbiamo preso, perché dobbiamo reagire subito mercoledì.